Il video contiene dosi massicce di black humor. Non si intende offendere nessuno. Per le lamentele scrivere ai creatori del gioco. Cards Against Humanity, il gioco di carte con più black humor in assoluto. Potevamo non farlo? Ovviamente no. Ovviamente sì. Abbiamo scelto i due adepti della banda del Trentino con più black humor in assoluto e siamo pronti a giocare. Chiaramente Cilene e Federico, vero? Sì. A me le regole del gioco. Penso che Andrea si diverta a guardare i tutorial di ogni singola cosa esistente. Ci sono due mazzi di carte, mazzo bianco e mazzo nero. Distribuire 11 carte bianche a testa. E intanto io faccio ste cose, tu continui a leggere le regole. E designare a caso un question master. Il question master legge una carta domanda presa a caso dal mazzo nero. Questa carta nera conterrà una frase da completare. Completare come? Con le carte bianche. La frase che il question master di turno riterrà più divertente, cioè nelle nostre regole con più black humor, vincerà. Il question master chiaramente non saprà di chi sono le risposte. Se no quale fai partivano easy e ovviamente nessuno vincerà. Slamate così, no? Io mi ricordo quando abbiamo giocato con i miei amici che c'era una carta che faceva vincere sempre ed era l'ebreo. Con l'ebreo vincevi sempre. Ce n'è solo uno? Sì, ce n'è solo uno. Non volevo farti vedere. Ma certo. Io ho già gli ebrei, così tanto per... Dai, Never, leggi la frase. Allora, la prima frase è: se non ti va, peggio per te. Tieni comunque presente che... puntini, puntini. Non si può rifiutare. Ma cosa metto io? Ma come faccio? Metto in posizione di difesa. Questa è la mia. Se non ti va, peggio per te. Tieni comunque presente che fianziare il ponte sullo stretto non si può rifiutare. Silvia Berlusconi. Sembra una presa da campagna politica proprio adesso. Se non ti va, peggio per te. Tieni comunque presente che un faccia non si può rifiutare. E che bon che l'è. Se non ti va, peggio per te. Tieni comunque presente che le donne che vogliono parlare dopo aver fatto l'amore non si può rifiutare. Beh, questa è... tratta un po'. Questa... ci vedeva il plurale qua. Ma qualcuno non sa italiano. Chi dei due? Non è mia. Io ho messo un faccia. No, che cazzo vuoi? Non fregarmi la carta più divertente. Secondo me, quella su Silvio Berlusconi vince abbondantemente. Oh, oh, oh! Che merdoso. Visto che ho fatto il punto, questa è mia. Come apriscola? A me il potere. Da noi... puntini puntini, si trasmette di padre in figlio e ciò da diverse generazioni. La mia... Ci sta. È intelligente ma non si applica alla mia carta. La mia croccante. Da noi, fare cacca e pipì contemporaneamente si trasmette di padre in figlio e ciò da diverse generazioni. Figliolo, devo insegnarti una cosa. Sei diventato sedicenne, ora imparerai questa cosa. La tecnica segreta della famiglia. Da noi... i rom si trasmette... Chi è che non sa italiano? Chi non lo sa italiano? Perché guardi sempre noi? Che cazzo? Guarda che italiano, si inseriscono così e così. Puoi anche un po' riadattare il testo, secondo me. Da noi i rom si trasmettono di padre in figlio e c'è una diversa generazione. Ma i rom? Gli schiavi? Lo schiavismo popolare? Da noi i cd fa si digitale... altro qua con l'italiano sono si trasmette sei pari in figlio e c'ho diverse generazioni i rom. Ma non devo fare insulti per la grammatica, ma adesso tu eri l'ultimo, eri l'ultimo secondo questa... me puntini puntini ci penso tutte le mattine quando mi faccio la barba. Il reinserimento della pena di morte ci penso tutte le mattine quando mi faccio la barba. Questo mi piace. Una camera d'ore ci penso tutte le ore quando mi faccio la barba. Questo non mi piace. Di sai di chi è? Vladimir Putin ci penso tutte le mattine quando mi faccio la barba. E signori, abbiamo un vincitore. Grazie. Uffa, la mia pena di morte era una carta spicy. È la Vladimir Putin. L'hai spiegata malissimo. Lo so benissimo, Vladimir Putin non si tocca. La Mecca non era forse il luogo più indicato per puntini puntini? Non ci avevi pensato? Io l'ho appena pescata e la gioco subito! Senza neanche pensarci. Questa qui è una mega combo, secondo me, ognuno di noi ha giocato la migliore. La Mecca non era forse il luogo più indicato per uno solo di gruppo? Ok. Non ci avevi pensato? La Mecca non era forse il luogo più indicato per... la pancetta. Beh, effettivamente ha senso anche se l'hai giocata a cazzo, eh. Ah, so perché la pancetta. La Mecca non era forse il luogo più indicato per una sauna gay. Nessun luogo è adeguato. Mi piace però che... lo stupro di gruppo
Giovane al suo punto. Mi piace come Lever ha avuto da dire sulla sauna gay dicendo non c'è in nessun luogo, ma lo stupro di gruppo andò bene. Oh, sta qua siamo giusto in periodo. Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino è andare nella cronologia di navigazione e cancellare tutto. Prudente. Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino è un parto prematuro. Che bel regalo di San Valentino, eh? Una cosa simpatica, semplice e romantica la sera di San Valentino è scoparsi la babysitter. Romantica. Questa è bella difficile, eh. Mi sento nella mente la musica del milionario. Scoparsi la babysitter. Grazie. Per rilassarmi la domenica in tardo pomeriggio, prima di ricominciare a lavorare, niente meglio di... Ah, questo ho già vinto. Per rilassarmi la domenica in tardo pomeriggio, prima di ricominciare a lavorare, niente meglio di... Tre dita in culo! Prima di ricominciare a lavorare, niente meglio di speculare sul crollo dell'economia africana. Super divertente. In tema Africa, niente meglio di rubare i soldi ai Medici Senza Frontiere. Allora, quella che ha fatto più ridere è tra dita in culo, perché è proprio spontanea la risata, però quella di Medici Senza Frontiere era buona. L'ho detto, era potente, ma non abbastanza. Ma su perché? Tre cose che ti tirano sul morale sono il cioccolato, il sole e l'attac. È quella che volevo buttare via. Lampedusa. È il mare. Hiroshima. Vabbè, allora. Qua è proprio Hiroshima. Non eri tu che avevi le bombe. Esatto. Ce le bombe ce l'avevo qualcun altro. Easy win questo game. Questo era easy. Proprio. Ho detto ok, vi asfalto malamente. Puntini puntini, bene. Puntini puntini, male. Però se vinco mi date due carte nere sto giro, perché io no. Giocherei il tutto e per tutto qua. Perdere 1,2 kg, bene. E pesare 120 grammi. Ma no, è una, è la prima questa. Ah, lol. No. Ti va a dire comunque. E la sua. Bastava una carta per vincere qui. Ci va a dire solo quella, l'altra rovinerà tutto. Esatto. Perdere 1,2 kg e pesare 123, bene. Il frigo vuoto, male. Guarda, bastava una carta per vincere qui. Ma non si può. La mentalità ISIS, bene. La Costa Concordia, male. Mentalità ISIS, bene bene. Una battuta misogina, bene. Un boxer tenuto addosso per 8 giorni, male. Beh, direi che la mentalità ISIS vince a mani basse. Era la prima delle tante bombe, raga. E volevo giocarmela pure meglio, perché è un po' sprecata qua, diciamocelo. Ho sempre dato un soprannome ai miei sex toy. Questo si chiama... Voilà. Tac, sono da posto. No, aspetta, non ci ripenso. No, aspetta, mi sono ricordato di questa. Ma chi è Umberto Billo? Potrebbe essere il tuo sex toy. Ho sempre dato un soprannome ai miei sex toy. Questo si chiama... Si chiama ciuffo. Il biennio di Renzi. Sicuro. Non era un gran sex toy. No. Questo si chiama l'amante di mio marito. Non ha molto senso. Forse non è il suo sex toy. Questo si chiama l'antipasto, il primo, il secondo, il tiramisù per finire tre fette di panettone con panna. L'amante di mio marito vince. Il panettone. Questo chi vinceva? Di chi è? Questo qui non lo so. Mio. Vinceva tutto questo. Secondo me era quello dell'amante di mio marito. Perché levo 50 euro più nel portafoglio? Muti. Madonna, se ce l'ho due da collegare, è vinta. Indipendentemente dalla frase, se sono due da collegare, ho vinto. Guarda, le metto anche vicino. La mentalità ISIS e la strage dell'11 settembre. Meglio. Come? La salvo su un piatto d'argento. Se analizziamo l'argomento da un punto di vista statistico, puntini puntini e
puntini puntini sono strettamente collegati. Oh mio Dio, è vinta! Io guarda, io te lo dico, ci metto su 5 euro che vinco io e chiedo scusa tantissimo, è stato un caso. Beh, lo stupro e l'uguaglianza. È meglio. È molto, molto meglio. Un po' curioso. Allora, sentiamo l'argomento da un punto di vista statistico. L'astinenza e la macarena sono strettamente collegati. Non ho capito. Che tristezza. Essere in malafede e scopare il proprio capo. Era veramente brutta. Leo, c'hai messi... è un blef questo magari. Sì. Aspetta, leggila tutta bene la frase. Se analizziamo un argomento da un punto di vista statistico, il pizzo e i terroni. Prego. Era la perfezione questa. C'è veramente la carta i terroni. Pizza e i terroni. Ok. Penso che questa vale come 5 punti. Scusa, guarda, hai vinto, mi dispiace, mi arrendo. Il preventivo comprende consegna, assicurazione per un anno e puntini puntini data la sua fiducia. È un pochino a mammeta, hai compreso o no? Oh mio Dio! Io ci provo. Ma io ce l'ho perfetta. Il preventivo comprende consegna, assicurazione per un anno e un cancro alla prostata. Vista la sua... data la sua fiducia. Il preventivo comprende consegna, assicurazione per un anno e il razzismo antibianchi. Il preventivo comprende consegna, assicurazione per un anno e un posto per gli handicappati. Mi dispiace, tutte carine, ma un cancro alla prostata. Grazie. Vince. Vabbè, troppo forte, Leo. Questa, ragazzi, ve la metto, è facilissima. Vai. Caro Babbo Natale, per Natale vorrei Ruby Rubacuori, Patrizia e Noemi. Penso che non siano degli insegnanti. No. Ruby è il nome degli insegnanti. Non sono professori universitari. Adesso sono maggiorenni comunque, tutti, dobbiamo essere certi. A 6 anni di distanza. Caro Babbo Natale, per Natale vorrei affittare un pony. Ma chi è? Caro Babbo Natale, per Natale vorrei dare fuoco a un asilo nido. E dare fuoco a un asilo nido vince questo round. Lo sapevo. Troppo facile. Troppo facile così. Oggi tutto a metà prezzo. Anche... la mia è culturata. Oggi tutto a metà prezzo. Anche la cancrena diffusa. Oggi tutto a metà prezzo. Anche una perfusione di sangue contaminato. Oggi tutto a metà prezzo. Anche il secondo governo Berlusconi. Cancrena diffusa. Grazie Giova. Tutte lui le vince. Sì, c'ha tutte quelle con tumore, cancro, le prei, gente che muore. C'ha tutte lui. E i terroni. Non dimentichiamo i terroni. Cioè, trovo i terroni, te lo faccio così. Faccio anche una sega, ho vinto. Deve essere babbo, per Babbo Natale, caro Babbo Natale, vorrei i terroni, vince lo stesso. Questa, la cancrena andava meglio adesso. Puntini puntini è quello che ti auguro, figlia mia. Dai, cos'è? Amputazione, qualcosa, andate fuori. Tumori volanti, AIDS. Io la malattia l'ho messa. Un attacco di diarrea è quello che ti auguro, figlia mia. La tratta degli schiavi. Amore di mamma. Oppure un dito in culo. Questo è molto bello. Io farei la combo tra il dito in culo e la diarrea. Un dito in culo e la diarrea. Un dito in culo e la diarrea sono strettamente collegati. Era meglio per quelli prima. Un dito in culo. Ho vinto facile. Le dita in culo fanno sempre vincere. Chi è che l'ha giocata con gli schiavi? Io, Emma. È un po' sprecata. Mamma mia, cosa ho pescato? No! Beh, anch'io non potete capire. Io no, un cazzo e tutti. Allora, l'unica cosa che mi infastidisce della globalizzazione è... Guarda, l'ho appena pescata e la metto subito. Io non mi convince, ma ci provo. È tipo il drago finale occhi bianchi. Ah, no, è solo la prima volta che giochi. Giochi Exodia. Te lo giuro. L'unica cosa che mi infastidisce della globalizzazione è... i migranti arenati sulle coste siciliane. Sì, vabbè, ma allora che cazzo? Non sto più giocando qua. Che palle. L'unica cosa che mi infastidisce della globalizzazione è lo sperma che si attacca alla vasca da bagno.
L'unica cosa che mi infastidisce della globalizzazione sono gli ebrei. Hai sprecato! Sprecatissimo! Ma dai, ma che palle! Sprecatissimo! Sprecativo, buttata! Cioè, ha vinto chiaramente Leo. Perché siete tutti dalla parte di Leo, mio Dio! Hanno vinto i migranti. I migranti, cioè, hanno battuto gli ebrei sul black humor. Almeno io, renditi conto di ciò che hai fatto. Almeno io ho buttato uno sperma sulla vasca da bagno, niente eccezionale. Più che il matrimonio stesso, ciò che ha rafforzato la nostra unione è YouPorn come homepage. Questa la metto già lì. Più che il matrimonio stesso, ciò che ha rafforzato la nostra unione è il mio cazzo. Qui YouPorn è messo in onesto il cazzo. Ciò che ha rafforzato la nostra unione è prendere 3 pasticche di Viagra e farsi il proprio cane. Ma no. Oh mio Dio, pensavo avesse vinto YouPorn, però penso che è quella di farsi il cane col che mio palle. Cane. Leo, puoi aggiungere anche questa? Volere il meglio per il proprio cane. Era la mia comune Italia, volere il meglio per il proprio cane. Farti 3 pasticche in culaccio. Questa giova è tutta tua. Ah, finalmente me ne sono guadagnata una. Uffi. Puntini, puntini. È come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. Via questa. Ragazzi, no, vinco facile. Oddio, sono indeciso. Scegliene una, Giova. Il capitano Schettino è come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. Non fa ridere. Lo so. I neri sono come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. Gli aiuti alimentari per la Somalia sono come le erbe cattive, bisogna estirparle alla radice. Attenzione, i neri non sono piantati, probabilmente. Attacqua, gli attacchi. Diciamo che gli aiuti alimentari alla Somalia è molto più studiata. Grazie. Strano che ce l'ha Leo. Tutte le ce le ha. L'hai scelta a caso tu, eh? Sì, cos'era l'altra? Era ancora meglio. Le popolazioni meticce. Allora, se abitassi in California, quello che mi mancherebbe di più dell'Italia sarebbe... La mia non è black humor, ma è penso la cosa più vera esistente. Ah, basta, avvizzo, allora, Omare. Allora, se abitassi in California, quello che mi mancherebbe di più dell'Italia sarebbe... un abbonamento a Famiglia Cristiana. In California non c'è. Il traffico di organi. Oppure picchiare la propria donna. Picchiare la propria donna. Dai raga, è quella che ha fatto ridere di esatto. Meno. A me mi ha fatto ridere, decido io fine. Io in California senza Famiglia Cristiana non ci vado. L'ottavo giorno Dio creò puntini puntini e vide che fu cosa buona. Ora, se riesco a perdere questo round, io vi dichiaro... Beh, sconfitto. Anzi, lo sono, no, già. Però vabbè. No, vabbè. Io, cioè, ci sta dentro così così, ma se capisci il risvolto negativo della frase. L'ottavo giorno, Dio creò tua mamma e vide che fu cosa buona. L'ottavo giorno, Dio creò... Dachau. Cos'è Dachau? È un lager. Minchia, se mi fai perdere con Dachau ti tiro la sedia. Se mi fai perdere con Dachau ti tiro la sedia. L'ottavo giorno, Dio creò del cioccolato per attirare i bambini e vide che fu cosa buona. I predi pedofili non erano cosa buona, giusto Leo? Da qualche parte avranno imparato, eh. Mi sono rimasto male con Dachau perché non ho capito il volo, quindi ho votato tua mamma. Sì, cazzo. Hai perso con Dachau. Ma tua mamma era la più brutta oggettivamente, però. Inculi. Puntini puntini non ti uccide, ma puntini puntini ti uccide. Mettere il burka non ti uccide, ma la selezione naturale delle specie ti uccide. Carina. Il colpo di grazia non ti uccide, ma una K47 ti uccide. Ma senti? È il contrario, è il contrario. Allora le ho girate male perché prima era una K. Una K47 non ti uccide, ma il colpo di grazia ti uccide. Che brain! Ah, non l'avevi mai detto. E l'accanimento terapeutico non ti uccide, ma inculare le mosche ti uccide. Cosa? Inculare le mosche vince nettamente. Grazie. Il nord, puntini puntini. Il sud, puntini puntini. Mamma mia, cosa mi è capitato? Ah, poi ti sempre. Di nuovo. Non è fantastica, però ci sta dentro perfetta. Io okay. Posso fare il nord, il nord. Il sud, il sud. Il sud, il sud. A me è molto offensiva, però. Il nord, la mentalità milanese. Il sud, gli abitanti di Amatrice. Sì, ma dai, fai schifo, Leo. Ma è giusto. Era per, cioè, c'era lì. Citti, dai citti di script. Il nord, la ricotta di IRPEF. Che non si pagano le tasse. Il sud, una lapidazione fatta bene.
Il nord, World Card Play Art. Cosa? Il sud, andare a puttane. Oddio, è difficilissimo tra queste due. La riguarda io, però ho fatto troppo ridere. Di chi è? Tieni, Lebra, hai vinto, complimenti. Grazie, 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 grazie al cazzo. Due ore di conclave. È fuoriuscita la fumata bianca ed è apparso al balcone. Questa. Se perdo con questa me ne vado. Dopo ore di conclave è fuoriuscita la fumata bianca ed è apparso un uomo fertile al balcone. Ed è apparso un pakistano con un bouquet di rose al balcone. Io la tengo qui perché so già che indipendentemente da quale sarà questa, quella ha già vinto. La fumata bianca ed è apparso il passaggio della cocaina al crack. No, vince il pakistano. Thanks. Questa me la sono tutta da prima. Pakistano con le rose. Mi immagino la scena. Quindi, contiamo un po' i punti. Io ne ho 8. 7. 6. 7. Oh, per un punto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. A 30.000 like, le carte le creiamo noi. Però con delle limitazioni, insomma, ogni turno è terroni, cancro, tumore. Possiamo crearne 20 a testa. E poi lo slot malattie sono solo 3. Lo slot razzia sono solo 3. E poi le altre. E poi 10 varie. Esatto. Ok, 30.000 like. Giochiamo con le carte personalizzate. Che dire, io ringrazio Lever e Leo per aver partecipato. Dal camper, da Spawn, da Leo, da Tizio 20. È tutto, noi ci vediamo. Dove, ma come? Come? Ma con un prossimo video. La sgana, way!